2 mesi senza Cataleya, senza notizie di Cata, la bambina peruviana di 5 anni sparita nel nulla il 10 giugno. Le ultime immagini sono quelle registrate dalle telecamere collocate in via Boccherini e puntate in direzione dell'hotel Astor, dove la piccola viveva con la famiglia, una delle tante che occupava abusivamente lo stabile. Inquadrature di pochi secondi, Cata dentro l'hotel e poi più niente. Quando la mamma rientra al lavoro la cerca ma non la trova. Argenis Abel Alvarez Vasquez, lo zio materno a cui Cata era stata affidata, sarebbe stato l'ultimo a vederla. Prendono il via le indagini, gli investigatori entrano nell'hotel, lo stesso che 13 giorni prima era stato teatro di un altro fatto inquietante. Un ecuadoregno finito all'ospedale dopo essersi lanciato dalla finestra della sua stanza perché, dirà poi, un gruppo di peruviani voleva ammazzarlo. Non ci vuole molto a tradurre quella testimonianza e a far emergere il racket degli affitti, minacce, aggressioni, estorsioni, e mentre si cerca Cata, il suo babbo, rinchiuso a Sollicciano per furto, viene scarcerato. L'Astor intanto viene sgomberato, escono le famiglie, quasi tutte sudamericane e rumene, ed entrano le squadre specializzate dei carabinieri che passano al setaccio l'enorme edificio che occupa una porzione di via Maragliano, di via Boccherini e si stende fino a via Monteverdi. Da una parte l'inchiesta per sequestro di persona, dall'altra quella sul racket degli affitti che porta in carcere 4 peruviani, tra i quali lo zio materno, detto Dominique. Dietro le sbarre anche il duegno dell'Astor, padrone, questo secondo i testimoni, diceva di essere Carlos Martín de la Coligna Palomino. I 4 sono accusati di estorsione e tentata estorsione, di lesioni aggravate, del tentato omicidio dell'ecuadoregno. Proprio ieri, in sede di interrogatorio di garanzia, hanno respinto ogni addebito 2 inchieste autonome che però potrebbero convergere. La procura, oltre ai 4 arresti, ha chiesto e ottenuto di sequestrare i telefonini dei genitori di Cata e di altre persone a loro molto vicine. Il dubbio che familiari e conoscenti non abbiano detto tutto è grande, così come il dubbio che il racket degli affitti possa entrarci qualcosa con la sparizione di Cata. I genitori di Cata non smettono di lanciare appelli e lo faranno anche stasera con una nuova fiaccolata che attraverserà le strade dell'Astor.